Questa volta parliamo di una cosenza che si affaccia al nuovo millennio. La paura della fine del mondo, dell'anno 1000, ormai è passata. Si ritorna all'attività e si ritorna alla quotidianità. E il nuovo millennio si apre a Cosenza con la tragedia di un grosso terremoto. Un terremoto che, alla meglio, su case mal costruite, su un aggregato urbano che ha poco o nulla con le regole che danno la possibilità di essere certi quando trema la terra. E tra i danni maggiori che Cosenza subisce è la caduta di metà, quasi tutto, del vecchio Duomo. Si apre un problema stabilire dov'era il vecchio Duomo di Cosenza. C'è qualcuno che dice che era nei pressi dell'attuale San Francesco d'Assisi, ma sia archeologi che storici e soprattutto le autorità ecclesiastiche sono concordi nel dire che il nuovo Duomo è stato costruito sulle rovine del vecchio Duomo. E nel gennaio del 1222 finalmente si taglia il nastro per inaugurare questa nuova casa del Signore. Ospite importante, gradito e per certi versi anche temuto, è niente di meno che Federico II. Ufficialmente la storia è unanime nel dire che Federico II è a Cosenza per tenere a battesimo questo prodigio che è stata la ricostruzione del Duomo, ma molti dubbi sorgono e si pone addirittura quasi una domanda inquietante: ma è possibile che l'imperatore del Sacro Romano Impero, che ha dei problemi assolutamente insoluti e sempre sulla via del peggioramento con la Chiesa, quando questa Chiesa addirittura minaccia la scomunica, va in una piccola città di provincia nel momento in cui è in gioco la sopravvivenza della sua autorevolezza e della sua autorità? Ma realmente Cosenza riceve l'imperatore del Sacro Romano Impero che dà alla città il grande onore di tagliare il nastro di inaugurazione del Duomo, oppure c'è qualcosa che la storia non prende in considerazione, ma che sta venendo alla luce sempre, in una maniera sempre più importante, con la recente pubblicazione fatta dall'Accademia Peloritana, che è l'accademia più importante della Sicilia, dell'interrogatorio che viene fatto a Pier delle Vigne nel corso del processo che per tradimento gli intende l'imperatore. Allora stabiliamo dei principi e soprattutto stabiliamo dei punti di riferimento. Cosenza è una città piccola, esce da un momento di stasi della sua storia, perché dalla caduta dell'impero romano all'arrivo di Alarico e poi a tanti anni di assoluto silenzio non presenta sullo scenario storico delle novità. È attiva semplicemente la Chiesa e la Chiesa si identifica con la Curia. Alla Curia di Cosenza c'è un vescovo, non è arcivescovo ancora la Curia, è vescovo, c'è un vescovo di assoluta eccezione, è Luca Campano. E Luca Campano non è l'ultimo venuto, ma è il personaggio che è il conoscitore, è colui il quale rende noto il pensiero di Gioacchino da Fiore. Di Gioacchino da Fiore conosce ogni ansia, conosce ogni timore, conosce ogni coraggio, conosce la vita. E la cosa viene a conoscenza di questo particolare legame di Luca Campano con Gioacchino da Fiore, con, chiamiamolo, il capo dei servizi segreti, che poi è il segretario
di Palermo che è molto legato all'imperatore. Il problema è di trovare l'imperatore, il problema vero per l'imperatore, il problema vero è quello di trovare una carta che possa essere giocata nei confronti del Papa, in questa partita col Papa, per porgli le condizioni di non procedere ulteriormente sulla strada della scomunica. E questa carta si chiama Luca Campano, quindi si chiama Curia di Cosenza. Potrebbe essere questo il motivo dell'arrivo a Cosenza dell'imperatore, ed è questo un mistero. Ma perché è venuto? È venuto per tagliare un nastro o è venuto per trovare qualcosa che lo possa salvare dall'ira del Papa? Il Papa che è cambiato a Onorio, ne è subentrato un altro, Gregorio, che era cardinale nel momento in cui venivano alla luce alcuni scritti dall'abate Gioacchino, che ormai era morto da parecchio tempo. Tra questi scritti ce n'è uno, c'è il De Trinitate, un libro che allo stato delle cose è completamente sconosciuto perché è sparito. Se ne sa una ricostruzione che è stata fatta dalla Curia, ma ad Usum Delfini, e sembrerebbe che in questo libro De Trinitate l'abate Gioacchino metteva in discussione la Trinità di Cristo e quindi della Chiesa. Aveva come presentazione uno scritto di quello che allora, al momento era un semplice diacono, poi diventato cardinale e poi diventato papa. E sarebbe necessario tenere presente che la presentazione in un libro non è la presentazione di allora, non è la presentazione di oggi. Croce dice che la prefazione si scrive dopo il libro, si legge prima e non si legge né prima né dopo. Allora no, allora era una presa di coscienza, era una responsabilità, quindi venire in possesso di questo libro voleva dire porre il Papa nella condizione di un ricatto, cosa che sembrerebbe che l'imperatore persegue. Arriva a Cosenza e nella curia di Cosenza si sa, lo sa la polizia segreta dell'imperatore, la polizia segreta è una delle più efficienti di Palermo, è una delle più efficienti di tutto il regno e quindi di tutto l'impero. Si viene a conoscenza che esiste una copia di questo libro. Questo libro era stato bruciato dall'Inquisizione e si era trovato appunto un modus vivendi, non veniva mandato all'Inquisizione post mortem l'autore, ma distruggendo il libro si distruggeva ogni traccia. Però pare che una copia rimase immacolata e rimase nell'archivio segreto del Duomo di Cosenza. Potrebbe essere ipotizzabile che Federico II è venuto per entrare in possesso di questo libro. Comunque non sappiamo se l'operazione riesce. Sappiamo semplicemente che, ritornato nella sede dove esercitava il potere e dopo un colloquio abbastanza tempestoso con il pontefice, del quale è testimone, il fidatissimo Pier delle Vigne, ne rende ragione Pier delle Vigne nell'interrogatorio che sta venendo alla luce proprio in questi anni, il pontefice recede dalla minaccia della scomunica. Quindi Federico II è salvo. L'operazione è andata a buon fine. Potrebbe essere questa una risposta. E noi la poniamo semplicemente come ipotesi, dicendo che è una delle tante ipotesi che stanno dietro fatti avvenuti e che non hanno una spiegazione razionale e una spiegazione logica. Dietrologia, dirà qualcuno. Può darsi anche che sia dietrologia, ma è certamente aprire uno spiraglio su un momento importante della vita di Cosenza. Momento importante della vita di Cosenza perché l'imperatore, ed è questa la cosa che più ci interessa la vita della città,
quasi avverte un obbligo verso la città di Cosenza. Tenete presente che nel 1200-1222 non c'era assolutamente uno spartiacque tra potere civile e potere religioso, era tutta la Chiesa. Quindi un pensiero bonario fatto alla Chiesa voleva dire un pensiero bonario fatto alle istituzioni, fatto alla città. E si disobbliga Federico II, se è vero appunto di avere portato a termine positivamente la sua spedizione, mettendo in esecuzione a Cosenza quello che è l'articolo più importante della cosiddetta Carta di Melfi. Nella Carta di Melfi, che è dell'inizio del secolo, Federico II istituisce una istituzione che è assolutamente nuova nel panorama istituzionale dell'impero, cioè la costituzione, la istituzione di un organismo al quale dà il nome di sedile. Quindi Cosenza, con il beneficio allargato in virtù della Carta di Melfi alla città di Cosenza, dal momento in cui viene applicata questo provvedimento, diventa una città libera, una città non infeudata, e non è assolutamente poco. È la storia di Cosenza. La bellissima storia della nostra città è legata al sedile. Il sedile che ha un arco di tempo lunghissimo, perché va dal 1222, niente di meno che al 1806, quando arrivano i francesi e sciolgono il sedile. Che cos'è il sedile? Il sedile è l'amministrazione della città. Tenete presente come un consiglio comunale attuale. Il consiglio comunale attuale si occupa, o dovrebbe occuparsi, ma questi sono i compiti, della vita della città, guardare dal tombino della raccolta delle acque alla polizia municipale, a tutto ciò che è la vita della città, l'illuminazione. Ecco, è una città, Cosenza è una città libera, una città che non è infeudata, cioè una città che non è venduta al migliore acquirente, ma che è retto da una istituzione che inizialmente è appannaggio di una classe sociale ben definita, che è la classe della nobiltà. Un sonetto che è appunto di uno scrittore cosentino, di Bernardino Martirano, fa l'elenco di queste famiglie, e le famiglie sono 13, quindi sono 13 rappresentanti delle famiglie che hanno in mano la vita della città. Le famiglie sono... Il compito delle famiglie, quindi il compito del sedile, è ben architettato e soprattutto è ben utilizzato ai fini di dare alla città la possibilità di poter godere di questa indipendenza. A sedere nel sedile è il primogenito. Se nella famiglia il primogenito è una donna, la famiglia non ha più diritto di essere rappresentata nel sedile. Tutto questo dura fino al momento in cui sindaco della città di Cosenza è Telesio. Telesio, per motivi che esamineremo prosieguo di tempo le altre volte che ci incontreremo, ritiene opportuno considerare chiusa questa elitarietà del sedile attribuito alla nobiltà e allarga la partecipazione a tutti gli altri ceti sociali. Ma ripeto, questo verrà in seguito. La cosa importante è stabilire appunto che la venuta a Cosenza di Federico II, ma se è venuto per inaugurare il Duomo o è venuto per trovare una cartuscella che potesse metterlo nelle condizioni di porre in un angolo le bellicose geste del pontefice, ci interessano poco, resta semplicemente un'ipotesi, resta un mistero al quale non possiamo dare una risposta oggettivamente positiva o negativa. Diciamo che è un'ipotesi. Tante ipotesi forse non fanno una prova, però aprono scenari nuovi. L'essenziale è che c'è questo dono che Federico II fa alla città e che è l'applicazione a Cosenza della Carta di Melfi. Tenete presente che le città libere
in quello che prima era il territorio brettico sono pochissime, si contano non su una mano, ma su mezza mano, o semplicemente è Cosenza, è Tropea ed è l'attuale Vibo Valentia, ma non trovate città né come Reggio né come Catanzaro, sono delle città infeudate, sono delle città che sono alla deriva di quella che è la compravendita del potere. Cosenza invece questo non l'ha, che resta sempre indipendente, forse in omaggio alla mentalità dei cosentini, forse Federico II ha avuto nel brevissimo soggiorno in città ha letto nell'animo dei cosentini, questi cosentini che si alleano con Annibale contro Roma per cercare di avere una maggiore indipendenza, questi cosentini che rifiutano ogni possibilità di accattonaggio, sono amanti della libertà e della indipendenza. Forse Federico II, con la magia che tanta gli era cara, ha penetrato lo sguardo nelle viscere del cosentino, nell'animo del cosentino, nell'uomo del cosentino, e l'ha innalzato questo, all'affermazione di questa libertà, di questa indipendenza che trova nel sedile la sua miglior ragione d'essere. Dov'era il sedile di Cosenza? Ne abbiamo perfetta conoscenza. Quando qualcuno inizia la salita dell'ultima parte di Corso Telesio e oltrepassa Piazza del Duomo, sulla destra trova una stradina piccola, contorta. Questa stradina piccola, contorta, ha un palazzo con un balcone che ancora oggi dà tutta l'aria del rispetto e dell'autorevolezza. Quella era la sala del sedile. È diventato poi addirittura una bottega. Ora è una casa cadente. Ma amici miei, le case, i fabbricati, non sono importanti perché mantengono la loro efficienza. Sono importanti perché emanano quasi una parola, emanano un grido, emanano soprattutto una considerazione. Chi passa da lì ed è dotato di un pizzico di immaginazione e pone l'orecchio al muro di questa casa, avverte certamente le lunghe discussioni che il sedile ha realizzato per amministrare bene la città, per salvaguardarne l'indipendenza e soprattutto per continuare su quella tradizione di onestà morale, culturale e intellettuale che fa di Cosenza l'Atena della Calabria. Un inno alla città? No, è semplicemente un doveroso riconoscimento di quello che è stato un momento importante. È iniziata lì la vera storia della città, è iniziata con la bontà di Federico II di riconoscere nell'animo del cosentino il depositario di quella indipendenza e di quella libertà che tanto egli aveva di buon cuore. Amici miei, è questa la storia del sedile, una storia che pone la città di Cosenza al vertice della storia non solo calabrese, che sarebbe piccola cosa, ma di tutto il Regno di Napoli, perché dopo Napoli c'è Cosenza e soprattutto c'è l'animo dei cosentini. In parte, in massima parte, lo dobbiamo a quest'atto di grande bontà di Federico II, che viene a Cosenza, è accolto, e noi abbiamo una documentazione ricchissima di come si è svolto il ricevimento in onore dell'imperatore, dei due cortei che partivano, uno dal castello e un altro della curia, che si univano tutte e due alla porta del Duomo della città, quasi per fondere il potere civile con il potere religioso, e soprattutto per dire che l'anima della città è uno e uno solo, e soprattutto è proteso verso l'avvenire. Quanti giorni Federico II è stato a Cosenza non lo sappiamo, sappiamo semplicemente che a Cosenza Federico II è rimasto affezionato, anche perché, e ne parleremo
la prossima volta, anche perché nel Duomo di Cosenza sono conservate le spoglie del figlio di Federico II, morto alle porte di Cosenza. Ma ne parleremo dopo e diremo appunto nella prossima trasmissione come la presenza di Federico II a Cosenza è stata la presenza non di un dittatore, non di un monarca assoluto, ma di un amico sincero che ha riconosciuto l'importanza e soprattutto la vocazione dei cittadini, attribuendo alla città il regalo migliore, che era l'indipendenza e che era soprattutto la impossibilità di essere infeudato. Non è assolutamente poco. E Cosenza ne è consapevole di questa. Al punto, non dico di avere dedicato una strada a Federico II, perché sarebbe una piccola cosa, ma di avere nel cuore il sedile, che poi nel linguaggio attuale noi chiamiamo seggio più che sedile, non solo e non tanto perché avevano il privilegio di stare seduta nelle discussioni, quanto perché nel sedile c'era l'anima della città, di una città che è piccola di dimensione, che è piccola di numero di abitanti, ma che è grande di quella cultura che troverà poi la sede nell'Accademia, che in fondo è anche la filiazione di questa indipendenza morale, di questa indipendenza sociale, di questa indipendenza politica, ma che soprattutto è il punto di riferimento di una filosofia della vita che il cosentino continua ad avere, quello di trovare sempre, anche nella disgrazia, l'opportunità di vedere un meglio, di vedere un lampo di luce che illumina la strada. Su questa strada si sono mossi i cosentini sin dal 1222 e speriamo che questa strada abbia per confine l'eterno e l'infinito. Alla prossima volta.